Ben ritrovati al consueto appuntamento con Milano Capitale, il magazine di approfondimento sulla nostra città, firmato dalla redazione giornalistica di Milano Pavia TV. Tanti come sempre i temi della puntata di oggi. Noi ci troviamo davanti a questo edificio in mattoni rossi perché qui si è aperto il 10° congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. Un momento per ragionare sui temi appunto del lavoro e del futuro della nostra città. La nostra Benedetta Maffioli ci porta a conoscere una campagna davvero particolare che mira a coinvolgere i cittadini nella maggior consapevolezza del nostro ambiente e a trasformarli in qualche modo in degli scienziati. Si chiama Salviamo l'aria e avrà luogo a Milano tra il 4 di febbraio e il 4 di marzo. Il Comune di Milano ha stabilito l'aumento del biglietto di ATM dai 2 euro precedenti ai 2,20 euro attuali, una decisione che sicuramente rivoluziona il sistema della mobilità milanese. La nostra Giusy Chiricò è andata a chiedere come una categoria in particolare della mobilità abbia preso questa decisione. Parliamo dei taxi. Scienziati per un mese grazie alla nuova edizione della campagna dei cittadini per l'aria NO2. No grazie. I milanesi dal 4 febbraio al 4 marzo potranno partecipare al progetto di scienza partecipata che mira a mappare in ogni punto della città i livelli di biossido di azoto presenti nell'aria. NO2 No grazie è una campagna che vuole coinvolgere i cittadini di Milano, della città metropolitana di Milano e dell'agglomerato a nord di Milano nel mappare il biossido di azoto, che è un inquinante che proviene principalmente dai veicoli diesel e che è un inquinante che da un certo punto di vista è facile da abbattere e quindi è importante monitorarlo per verificare se le politiche nell'ambito delle nostre città e delle nostre cittadine stanno funzionando oppure come possiamo migliorare questa situazione. Ai cittadini verrà così chiesto di posizionare un piccolo campionatore passivo davanti alla propria casa o davanti alla scuola o all'asilo dei figli, al luogo di lavoro e nei parchi cittadini ad un'altezza di strada a 2,5-3 metri dal suolo in modo da ottenere una rilevazione uniforme in tutti i punti di raccolta dell'inquinante. Chiediamo ai cittadini attraverso il nostro sito www.cittadiniperlaria.org di partecipare prenotando un campionatore passivo, che è questa piccola fialetta che viene appesa a un palo della luce o un palo stradale e che consente durante un mese di esposizione, dopo aver tolto il tappino, qui c'è un materiale assorbente, assorbe l'inquinante e alla fine del mese il campionatore si richiude, si riconsegna ai punti di ritiro e poi viene mandato in laboratorio e da lì avremo una mappatura molto precisa e molto dettagliata di tanti punti nella nostra regione. Ecco, il campionatore passivo è molto facile da applicare perché ogni partecipante riceverà questo distanziatore e una fascetta e una volta collocato bisognerà aprire il campionatore passivo togliendo il tappino giallo e quindi fare, iniziare il momento di monitoraggio di questo inquinante. Nella nuova edizione del 2023, che coinvolge anche la città di Roma, per i partecipanti sarà anche possibile diventare volontari di uno studio epidemiologico che avrà l'obiettivo di indagare in che modo l'inquinamento atmosferico da NO2 influisce sulla salute mentale. Un gruppo di ricercatori
una volta ottenuto l'ok dal comitato etico, intende coinvolgere i partecipanti al nostro monitoraggio in una valutazione di quanto le concentrazioni giornaliere di questo inquinante impattano sulla nostra funzioni cognitive, sulla nostra salute mentale, quindi il nostro stato di benessere, il nostro sonno e la velocità di elaborazione delle informazioni. Sulla base dei risultati, poi l'associazione e i cittadini potranno chiedere un cambiamento tangibile alla politica affinché intervenga con provvedimenti concreti per migliorare la qualità dell'aria nelle grandi città. E fondamentale sarà anche la partecipazione dei giovani, che devono diventare protagonisti nella lotta contro il cambiamento climatico. La partecipazione dei giovani in questa campagna di scienza partecipata è estremamente importante. Infatti sono proprio i giovani che possono essere agenti del cambiamento, e più sensibilizziamo, più coinvolgiamo tante persone giovani, più il cambiamento sarà possibile, attuabile, anche efficace, quindi, perché proprio i giovani possono anche stimolare l'amministrazione a fare sempre di più e quindi mettere in pratica quel cambiamento che è veramente molto necessario vista la situazione di grave inquinamento che respiriamo nelle nostre città. Una due giorni di dibattito e analisi sulle condizioni del mondo del lavoro nella nostra città. Nelle sale di Corso di Porta Vittoria si è tenuto il 10° congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. Un appuntamento che si tiene ogni 4 anni, un modo per ragionare sulle condizioni del presente e, soprattutto, disegnare un futuro che oggi appare più che mai complicato. Complicato sicuramente, noi vogliamo partire dalla condizione reale delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori, non se la passano bene. Rischia Milano di essere un hub di lavoratori ricchi circondato da lavoratori poveri. Il tema è proprio quello del lavoro povero, cioè un sacco di persone che lavorano a Milano guadagnano poco, e il tema della sopravvivenza in una città in cui tra inflazione e caro vita le distanze aumentano sempre di più diventa assolutamente più, maledettamente più difficoltoso. Il tema del salario si affronta con politiche contrattuali che aumentano i salari delle persone, politiche fiscali e la politica dei redditi. A proposito delle polemiche di queste ore, il tema delle accise è un tema di tariffe e le persone hanno bisogno di avere risposte concrete per arrivare alla fine del mese. Questo è quello che chiediamo al governo, sicuramente nazionale, ma anche ai governi locali. Qui la situazione è abbastanza drammatica, abbassamento dei salari, le condizioni di precariato che non danno soluzioni di costruzione di una vita normale. Ecco, noi chiediamo che si intervenga a 360 gradi. E il tema dei salari è stato l'oggetto di un'analisi del centro studi della Camera del Lavoro Metropolitana, con risultati tutt'altro che confortanti. Abbiamo anche un tema di disuguaglianza salariale. Noi facciamo un esempio: al giorno un dirigente guadagna più di 500 euro, un'operaia donna o una commessa donna 55 euro. Il primo tema è la disuguaglianza, oltre al fatto che i salari sono bassi. Anche a Milano c'è un tema di differenza salariale per il mondo femminile, c'è una differenza di 20.000 euro all'anno di media tra le donne e gli uomini. Questo è un altro elemento che dobbiamo prendere in forte considerazione. L'altro tema è quello del precariato. 2 contratti su 3 dal 2018 sono a tempo determinato, e tempo determinato sono interinali, contratti a termine, intermittenza, cioè vengono chiamati alla bisogna. Su queste basi, quale società noi stiamo costruendo? Questa è la domanda alle quali vogliamo dare, insomma, delle risposte. Tra i tanti temi che necessariamente vengono affrontati c'è quello del costo dell'abitare. Milano si è infatti confermata città più cara d'Italia, con prezzi medi che superano i 5.000 euro al metro quadrato, una situazione che certamente mal si sposa con il tema dei salari bassi. Il paese in generale non investe negli affitti, e questo è il primo tema. Noi dobbiamo dare risposte a quella che noi chiamiamo la fascia grigia, cioè quelli che sono tra virgolette troppo ricchi per aderire all'edilizia popolare ma troppo poveri per entrare nel mercato libero. Milano ha il doppio come costo degli affitti rispetto ad altre città europee simili alla nostra. Bisogna intervenire in qualche modo e non si può semplicemente lasciare al mercato, alla speculazione edilizia.
Poi in termini generali abbiamo la necessità di investire sulle risposte sociali da dare alle persone. Noi parliamo, per contrapporci alla Smart City, ci contrapponiamo parlando di Smart Society, cioè la società intelligente. Che significa? Vuol dire investire nelle risposte di welfare, nelle risposte dell'istruzione, della scuola, degli asili nido, che permettano però di dare una risposta maggiore anche in termini occupazionali. Messaggi che arrivano chiaramente anche al sindaco Beppe Sala, presente all'apertura del congresso. Davanti alla visione di una Milano che più che attrarre rischia di respingere, il primo cittadino commenta così: ma sono un po' le contraddizioni delle grandi città. D'altro canto le città attrattive hanno dei problemi da affrontare, il caro prezzi eccetera eccetera, ma essere attrattivo porta anche molto lavoro. Il tema è sempre, e la domanda è, bene, qual è la soluzione alternativa? Io al momento non ne vedo se non procedere su questo passo, ovviamente mettendo mano alle nostre criticità. Rimane il fatto che mi pare che i problemi vadano anche ricercati altrove, cioè obiettivamente c'è un tema di stipendi che non si muovono e c'è un tema di regolamentazione del mercato del lavoro che in Italia non trova sbocchi. Non so se l'ipotesi spagnola è perfetta, ma è una via, per esempio, per cui non voglio ributtare il tema ad altri. Rimane il fatto che però la complessità della situazione fa sì che debba essere affrontata anche molto a livello governativo. Per la Camera del Lavoro i rapporti con Palazzo Marino sono buoni e già tanto è stato fatto. Passi su un percorso in cui però, secondo Bonini, serve dare una forte accelerata. Col sindaco abbiamo instaurato, devo dire, un buon rapporto e abbiamo portato a casa dei risultati. Io cito il patto per il lavoro di Milano, che è un percorso che dobbiamo continuare a proseguire e si può intervenire sui temi che noi stiamo ragionando. Abbiamo più volte sottoscritto appalti e protocolli, accordi sugli appalti. È lì la sacca di lavoro povero e stavolta però noi sollecitiamo le imprese. Bisogna aggredire il tema degli appalti privati, perché è l'altra grande fetta del mondo del lavoro povero dove ci sono precarietà e bassi salari. Ma non è solo il comune ad agire sulle leve economiche che possono risollevare le condizioni di molti cittadini. Anche la regione può e deve fare la sua parte, spiega il segretario Bonini, che davanti alla sfida delle elezioni del 12 febbraio prossimo elenca le azioni più urgenti che il prossimo governatore dovrà far proprie. Noi chiediamo un cambio radicale delle politiche regionali che di fatto stanno creando una serie di problemi, di criticità. Il primo, che ricade proprio sulla città metropolitana, il sistema disastroso dei trasporti e di Trenord. In decenni nessuno è mai intervenuto e i disservizi sono radicalmente aumentati. Con la pandemia abbiamo visto un sistema sanitario, è toccato con mano un sistema sanitario disastroso e oggi mi pare la situazione, nonostante la riforma, non sia migliorata. Abbiamo il tema del rapporto con la città metropolitana, che è assolutamente conflittuale. Questo non va bene perché i cittadini hanno bisogno di risposte. Con i trasporti pubblici a Milano costa di più. Come ha annunciato, lunedì 9 gennaio è scattato l'aumento del prezzo dei biglietti ATM. Nella città lombarda il ticket singolo, che vale per le corse su metropolitane, autobus e tram, passa da 2 euro a 2,20 euro, mentre il ticket per i viaggi interurbani, che copre la distanza massima, sale da 4,40 a 4,80. Il biglietto urbano giornaliero sale da 7 euro a 7,60, invece quello della durata di 3 giorni passa da 12 a 13 euro. Aumenta da 18 a 19,50 il costo del carnet da 10 corse. Considerando la distanza massima coperta da ATM, il tagliando giornaliero costerà 16,50 euro, 1 euro in più. Quello da 3 giorni 28,50, 2 euro in più. E il carnet da 10 corse 43 euro più 3,50 euro. Non subiranno alcuna variazione invece i prezzi degli abbonamenti urbani mensili annuale. Rimarrà quindi a 39 euro quello ordinario mensile e a 300
130 euro quello ordinario annuale. Restano ancora validi i vecchi biglietti ATM con i costi non maggiorati, ma potranno essere usati solo fino al 10 marzo, poi scadranno. Distributori e rivendite sono stati aggiornati con le novità di prezzo. Gli aggiornamenti sono stati effettuati su tutti i 600 distributori automatici collocati nelle stazioni della metropolitana e nei parcheggi. Salgono anche in proporzione i prezzi per biglietti singoli, giornalieri da 3 giorni, da 10 corse settimanali per viaggiare su tutte le linee del trasporto su gomma nell'area della città metropolitana e di Monza e Brianza. Gli aumenti decisi a Milano sono legati all'adeguamento dell'inflazione e riguardano anche i collegamenti con l'Interland. E nonostante questi rincari potrebbero in un qualche modo favorire il lavoro dei tassisti, magari il cittadino, opponendosi ai rincari dei mezzi pubblici, decide di spostarsi in taxi per la città, questi ultimi invece non ci stanno. Per quanto riguarda le tariffe dell'ATM, trovo abbastanza incomprensibile, onestamente, un aumento di questo tipo, perché nel mondo la tariffazione dei mezzi pubblici viene fatta in due maniere differenti. Uno, come a Londra, viene pagato tutto dall'utente e quindi la tariffa costa 4,50 euro. Due, diventa un servizio sociale, come in Italia, perché la gente non pensi che il biglietto dell'ATM costa un euro, ma il biglietto dell'ATM costa esattamente, credo, 4,50 euro, il resto viene messo dalla regione. A quel punto lì non trovo che abbia poco senso un aumento di questo tipo, in un momento in cui c'è un abbandono del mezzo pubblico sancito proprio dal Comune di Milano, da AMAT, meno 25% sulle metropolitane, in un momento in cui abbiamo sforato nel 2021 per 91 giorni il limite del PM10, e in un momento in cui forse bisognerebbe incentivare in qualche modo invece l'utilizzo del mezzo pubblico per liberare le strade, che oltretutto sono state ristrette da scelte cervellotiche del Comune di Milano. Comune di Milano, il 2023 si è aperto un po' come si era chiuso il 2022, quantomeno per quanto riguarda i temi al centro dell'attenzione mediatica. E la corona delle polemiche va indubbiamente alla mobilità. Prima i nuovi divieti di area B, quindi l'aumento del biglietto di ATM e l'idea di un rincaro per area C. La fine dell'anno ha poi portato in dote l'ipotesi di una grande zona a 30 km orari su tutta la città, mentre i primi giorni di gennaio hanno visto al centro la questione dei taxi. Noi abbiamo cercato di fare il punto della situazione con l'assessora alla mobilità Arianna Censi, a partire proprio dal tema dei taxi, spesso finiti al centro di articoli di giornale per la loro irreperibilità in alcune fasce orarie, specialmente della notte. Il comune aveva parlato di un aumento delle licenze, ma un recente incontro con la categoria ha fatto fare un passo indietro, optando invece per un incremento delle seconde guide e una rimodulazione dei turni. Noi dobbiamo risolvere un tema, che è quello di dare una risposta alle domande dei cittadini e delle cittadine e di quelli che vengono in città per mille ragioni. Noi insieme abbiamo condiviso con i taxisti il fatto che questa risposta non è adeguata alla domanda, e noi abbiamo fatto delle proposte per provare ad avvicinarci al miglioramento e a valutare insieme quel miglioramento. Credo che questo sia il metodo. Facciamo un lavoro insieme e poi cerchiamo e troviamo la soluzione migliore, che può comprendere anche quello che dite voi, l'aumento delle licenze, ma in questa fase allargare alle licenze familiari, ai familiari, lavorare sui turni, armonizzarli, anche riconoscere alcuni diritti ai lavoratori, ai tassisti, secondo me è un tema che ci avvicina alla soluzione. Mica ci mettiamo dei mesi, prenderemo un paio di settimane e poi vedremo quali azioni intraprendere. Il tema della grande zona a 30 all'ora da attivarsi entro il 1 gennaio 2024 è stato invece lanciato da un ordine del giorno approvato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale del 2022, ma la domanda è se davvero Palazzo Marino, e nello specifico la Giunta Comunale, intenda seguire questa direzione. Noi siamo vicini adesso qui a Viale Famagosta, agli accessi di Milano, cioè le vie di grande scorrimento.
non ha senso che siano a 30 all'ora. Ha senso che siano a 30 all'ora quella parte della città molto importante dove convivono in maniera più massiccia, più densa, i pedoni, i ciclisti, coloro che vanno in auto, il trasporto pubblico locale. E quindi il sindaco, come sempre, essendo un bravissimo amministratore, ci richiama all'operatività, cioè a fare le cose utili per raggiungere l'obiettivo. Però lo ripeto, il Consiglio Comunale ci dà un'indicazione molto importante che ci aiuta nel lavoro che stiamo facendo. Come dico sempre, già oggi il 15% delle strade della città sono a 30 all'ora e poi abbiamo strade pedonali e strade scolastiche, dobbiamo continuare in questa direzione perché è oggettivamente vero che nei luoghi densamente abitati il limite di velocità aumenta la sicurezza e diminuisce il tasso di incidentalità. Quindi noi andremo in questa direzione utilizzando due schemi di gioco semplici: il buon senso e la competenza tecnica. Dei nuovi divieti di area B, del rincaro di area C e di quello del biglietto di ATM, cresciuto di 20 centesimi nella sua versione ordinaria, si è parlato molto e per tanto tempo. La mobilità dunque, come già si diceva, resta al centro dell'attenzione. L'ecosistema della mobilità è naturalmente al centro dell'attenzione perché noi siamo adesso in un pezzo della città in cui se ci giriamo vediamo solo macchine parcheggiate, solo macchine che si spostano. La qualità dell'aria, la dimensione della mobilità e del tempo della mobilità. Quindi noi stiamo lavorando per una diminuzione delle auto in città, che vuol dire diminuzione del traffico, fluidificazione, potenziamento del trasporto pubblico locale, valorizzazione di tutti quei sistemi di mobilità alternativi all'auto privata. Come sapete, noi abbiamo un obiettivo che è quello di portare al termine del nostro mandato il rapporto tra numero di abitanti e numero di auto possedute intorno ai 40 su 100, che è un obiettivo molto sfidante e anche molto complesso. È chiaro che il tema della limitazione del traffico di area C e di area B va esattamente in questa direzione. Lo ripeto, non sto parlando di provvedimenti semplici, né tantomeno popolari, ma io sono, guardando i risultati dei primi dati che poi condivideremo con i consiglieri la prossima settimana, io mi sono convinta che i cittadini e le cittadine sanno perfettamente che quella è la direzione che dobbiamo intraprendere e sanno perfettamente che questo comporta dei cambiamenti, delle abitudini consolidate. E dobbiamo andare in questa direzione. Davanti a soluzioni e misure poco popolari come quelle fin qui snocciolate, il rischio di una perdita di consenso per il centrosinistra, che a Milano governa da ormai 11 anni e lo farà per altri 4, esiste e come. L'importante, sottolinea Censi, è però mantenersi coerenti. È certamente un rischio, per le ragioni che ho detto, ma io penso che in questo momento ci voglia coraggio e determinazione e coerenza. E sono convinta che le persone capiranno, molte già lo condividono, anzi siamo spinti in questa direzione, che c'è una gran parte della città che vuole profondamente, anzi ci chiede di fare di più, quindi c'è anche questa necessità di mantenere un equilibrio tra le due posizioni, però sì, ci vuole coraggio e ci vuole la capacità di andare oltre quello che è, diciamo, una zona di conforto e di tranquillità. Anche per questa settimana siamo giunti al termine della nostra puntata di Milano Capitale. A me non resta che ringraziarvi per essere stati con noi e ricordarvi che per qualunque segnalazione potete inviare un'email all'indirizzo redazionemilano@milanopavia.tv. Per oggi è davvero tutto, noi ci vediamo la prossima settimana.